programma è appunto il nuovo programma di finanziamento per tutti i settori culturali e creativi per il periodo 2014-2020. Perché è stato pensato questo programma? È stato pensato per dare una risposta a tutte quelle sfide a cui il settore culturale e creativo dovrà far fronte in questo momento storico, in questo momento anche di crisi economica, e che sono rappresentate dai quattro punti che vedete elencati. Quindi in primo luogo dalla frammentazione del mercato e dello spazio culturale, in secondo luogo dalla globalizzazione e dal passaggio al digitale, in terzo luogo dalla mancanza di dati comparabili sul settore culturale e creativo, e infine dalla difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese del settore culturale e creativo. E vediamo adesso nel dettaglio per ciascuna di queste sfide e in che modo la Creativa cercherà di trovare una risposta e una soluzione a, diciamo, appunto a queste questioni, a queste problematiche. Cominciamo dalla prima, dalla frammentazione del mercato. Dunque, la diversità culturale e linguistica europea comporta, fa sì che l'area geografica europea sia un'area frammentata, nella quale appunto esistono diversi mercati, anche di piccole dimensioni, e tutto ciò fa sì che molto spesso gli artisti e le loro opere trovano una difficoltà a superare quelli che sono i confini nazionali, e di conseguenza pochi cittadini europei effettivamente hanno accesso ad opere culturali che non siano nazionali, quindi ad opere culturali europee. A questo punto appunto si genera una sorta di paradosso, nel senso che la diversità culturale e linguistica europea rappresenta appunto sia in questo senso, in quest'ottica, una sfida, una problematica, ma allo stesso tempo anche un valore che l'Unione Europea si prefigge appunto di preservare e di promuovere. In che modo agirà da questo punto di vista l'Europa Creativa? Innanzitutto cercherà appunto di lavorare sul capacity building, quindi fornire delle competenze agli artisti al fine di internazionalizzare quanto più possibile le loro carriere in Europa e non solo, per facilitare proprio l'accesso a nuove opportunità professionali. E in secondo luogo cercherà appunto di promuovere e rafforzare appunto la mobilità, la circolazione transnazionale delle opere degli operatori culturali, in particolare degli artisti. Passiamo alla seconda sfida, la globalizzazione e il passaggio al digitale. È richiesta una maggiore competitività dell'industria culturale europea in questo ambito ed è richiesto quindi un profondo cambiamento per quanto riguarda l'accesso, il consumo, la monetizzazione delle opere culturali e creative. Ed è richiesto anche una sorta di cambiamento in quello che è la relazione con il pubblico, quindi non soltanto un ampliamento del pubblico, ma la capacità comunque di stabilire con il pubblico anche una relazione diversa, nel senso trasformare il pubblico da uno spettatore passivo ad un partecipante attivo. Esistono già in Europa alcuni esempi eccellenti per quanto riguarda appunto questo argomento, ma il know-how è ancora piuttosto frammentato e piuttosto, diciamo, poco sviluppato. In che modo agirà Europa Creativa? Innanzitutto, diciamo, il primo elemento è quello del nuovo focus sull'audience development, sullo sviluppo del pubblico. Non mi soffermo molto su questo argomento perché sarà una parte della presentazione di Marzia, quindi appunto per parlare a lei nel dettaglio. Però considerate che la priorità appunto dell'audience development, della costruzione e dell'ampliamento del pubblico, sarà una priorità trasversale per tutti i settori del sottoprogramma cultura, quindi tutti e quattro i settori di finanziamento, dai progetti di cooperazione, al settore delle traduzioni letterarie, al settore di network, al settore di piattaforme, bisognerà tener conto appunto di questo nuovo elemento, di questa nuova priorità. E in secondo luogo cercherà appunto di fornire delle competenze per facilitare l'apprendimento tra pari, lo scambio di competenze, proprio per facilitare comunque una nuova, diciamo, adattamento alle nuove tecnologie digitali.